Comunque, ciao Log. La luce fa che. Però siamo. Vuoi accendere? No, magari no. Magari no. Questo, quello che Ginger ha consigliato di accendere è l'ombrello che usiamo per le sessions ed è questo mostro allucinante che ha viaggiato nel treno notturno in uno dei log passati. Aspetta, mi sposto un po', magari si vede che sono un essere umano. Ecco, dunque, ho deciso di aprire il log perché c'è una domanda su Formspring che mi dà dei problemi. By the way, no, non abbiamo ancora smontato quell'abominio di albero natalizio. Adesso lo faccio. Dunque, la domanda in questione su Formspring dice così. Aspetta. C'è una premessa che tra l'altro mi piace pure e si condensa in dove si trova l'entusiasmo per le cose. Ora, io sono brava a entusiasmarmi per ogni minuscola stronzata. Però guarda che quando sei nera, sei nera. Quando sono nera, sono nera forte. Vieni, dai, ti fai vedere. Facciamo vedere le camicie dell'amicizia. Abbiamo le camicie da notte dell'amicizia. Sto cercando di fare shopping online sui sales. Va che c'è gente che c'è morta, eh. Yeah! Fai vedere la tua. Yeah! No, è che tu hai più tette. Sì, infatti. Disse la donna che non riusciva a respirare stasera. Vabbè, perché ho un vestito, ma sono un idiota. Ma lo sai che taglia è quel vestito? È una 38. Per forza non ci sto, per forza non respiro. Vabbè, mi è una 38 nelle H&M, però. Mi si chiude che devo... È una 38 nelle H&M, vuol dire due in più. Vuol dire che è una 42. Ma no, la 42 normalmente ci sta normale. Io stavo dentro la maglietta 40 delle H&M. E ce ne fa delle marche un po' strane, cioè delle taglie un po' strane. Sono dei tagli europei che sono due in meno delle taglie italiane. Whatever. Vabbè, comunque. Stavo dicendo. Dunque, uno dei grandi problemi è che io ho cominciato a dire a Ginger come avrei voluto rispondere a questa domanda. Lei mi ha guardato così e ha detto: no, non rispondere così. Cioè, mi sembra che una po' l'ho presa per il culo. Cioè, voglio dire. Rapito, e lo metti su di me. Tu volevi farlo firmare a Finn. E appunto, quindi l'abbiamo fatto riempire. Mamma. Possiamo proseguire? Aspetta. Qualche tipo. Tipo. Cioè, fonti per cui la fede si entusiasma. No, stai qua. Ma cosa mi prendi in giro? Che svegliamo Stefano, cazzo. I nostri vicini sono italiani. E sono padre, madre e un figlio. I due genitori non parlano una parola in inglese, vivono a Londra da 10 anni. Però noi senza di loro saremmo perdute. Saremmo state perdute. Ultimamente non ci hanno salvato, ma è solo perché ultimamente i nostri guai non succedono qui. Vabbè. Tipo, gente. Oh, ma noi siamo su un sasso che gira nel vuoto, ok? Credete, non mi sta prendendo per il culo. No. Cioè, dal suo punto di vista è sensato. Nel vuoto, ok? E gira da Dio sa quanto, in mezzo a Dio sa cosa. Eppure, qua sopra, qualcuno ha scritto la Divina Commedia. Guarda, io lo so che vedo, intravedo la mia faccia lì, e capisco che può sembrare una presa per il culo. Ma no, tipo, ma voi lo sapete che in ogni centimetro cubo al secondo passano circa uno biliardo di neutrini. I neutrini, volendo, potrebbero sciogliere i legami tra gli atomi, eppure nessuno si è mai... Guarda che è figo! Cioè, non c'era... Cazzo, what's not like? Non viene a dire così. Io non lo so da cosa mi entusiasmo, da tutto. Tipo, guarda sto cuscino dei Beatles! Sputare ali, sporchi di loro bianco, non sputare ali. Per ridere. Da tutto mi entusiasmo. Non lo so però come spiegarlo a qualcuno che non lo sappia. Il che significa che forse non lo so davvero, perché quando sai davvero qualcosa lo sai insegnare a qualcun altro. È molto vero. Io sono convinta che infatti you need to look more into this, which means into yourself. You mean why I'm so enthusiastic about things? Oddio, non lo so se una roba del genere può in realtà o può farle bene il dissezionarla per andare a capire gli atomi che attengono insieme. A me di solito piace molto riuscire a dissezionare le cose per capire esattamente perché di solito così riesco a replicare i passaggi. Io ho la risposta perché sono felice, ma è la mia risposta. E so che nel mio mondo funziona alla perfezione. Perché sei felice? È lunga, vuoi sentire tutta? Sì. L'ho scritto da qualche parte, poi mi fai un riassunto, mi fai il Reader's Digest? No! Sono felice? Ok, sì, ho riassunto. Tiro di più, ho scritto anche il riassunto, era più figo ancora. C'è la sinossi? Sono felice. Perché ho capito.
e quindi le traggo il massimo. Occhio, gente, eh? Ho capito, quindi siamo poi nel CNV. Vai, sì. Vai. Vai avanti. Giusti, anche. Esatto, giusti. Un po' a te. Perché ammettendo che questa è l'unica vita in cui avrò mai i riccioli naturali, ho capito questa cosa e la vivo al meglio. Quindi la sfrutto a pieno e l'accetto e la embrace. Io sono un idiota perché mi entusiasmo per i neutrini, ma tu trovi il senso della tua vita nei riccioli naturali. Come puoi intuire, chiaramente è il sunto di un più che c'è dietro. Ok? Ha a che fare con l'accettazione, fondamentalmente. Ok. Capisco cosa sono e come occupo lo spazio che, insomma, c'è. Giro sul famoso sasso, quindi che gira nel vuoto, gente, e più meglio capisco qual è il mio spazio e come lo occupo, come mi piacerebbe occuparlo, più mi sposto in quella direzione, più felice sono. Io sono felice perché i miei sogni non si esauriranno mai, cioè non è tanto quanti potranno realizzarsi, perché secondo me è una maledizione sia che non si realizzino sia che si realizzino. Infatti in questo mi è piaciuto tanto Rapunzel. Oh, povera unghietta nera. Sì, è quella dove mi è caduto il Billy. Vabbè. Perché effettivamente anche quando si realizzano le hai perse a quel punto. Boh, fatto. So, ti ripeto, io non sono mai arrivata a vedere una roba del genere a livello dei sogni. Perché comunque tanto quanto sto lavorando a uno, se ne sta già generando. Sì, cioè, esatto. È già lo step successivo. Cioè, quella è una bella benedizione. Ma che non avere sogni deve essere un problema. Non lo so, io non la vedevo così. Sarà che non ho mai toccato uno, quindi... Cioè questa, this is the closest that I ever got, e ancora è un po', però sì. Toccare i sogni, se non è male. Uscirò dall'inquadrato che ha per un momento. Hai capito? Io ho la storia d'amore a Parigi. Ma io non lo farò, io cercherei di non farlo sapere troppo al ponte, che lo voglio pure su YouTube adesso. No, 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 non bisogna, ma sei matta? Guarda che poi gli cala la catena su queste cose. È anche peggio se invece, vabbè, come sempre ti piace più a me che a voi. Quindi dove si trova l'entusiasmo? Per te. Ma come faccio a spiegarlo a qualcuno che non è come me? Ognuno ha la sua declinazione, infatti non te lo puoi spiegare. Quindi cosa rispondo? Intanto questo, poi per me è questo. Immagino. Io gli sparo quella del sasso, però sparagli quella del sasso, immagino che se ha minimo voglia di essere comprensiva la coglie. Solo un paio di volte credo di essermi trovata a gridare contro il cielo, dice perché, perché, e ad avercela con l'inquilino del piano di sopra, con il socio di, maggioranza. Socio di maggioranza. Immagino che, insomma, possono esserci ragioni per cui uno gli tenga il muso più di quanto non faccia io. Nel qual caso forse l'entusiasmo è un pochino più difficile da trovare. Secondo me è lì la fuori l'acceptance. Cioè io, una delle poche cose che mi dà pace interiore è cercare di vedere un disegno. Non necessariamente nel mondo della pace, ma per me. Cioè, se mi sveglio... Il capo ha un file che si chiama Alicia, sì. Per cui quello che è capitato 5 anni fa lui l'ha fatto perché sapeva che comunque oggi doveva andare cos'ha. Si chiama tantino master plan. Io lo sento un cazzo, mi sono date le orecchie in pappole. No, ma guarda che brutta cosa. È la mia ricrescita. Ah, pensavo le macchine di qua, dicevo, oddio, no, ma si tolgono, vero? La maniera del divano ormai sono. È bianco, Dio porco. Quindi cos'era la domanda che si è posta due volte nel viaggio della speranza? Come si chiama il nostro vicino parrucchiere? Stefano. La seconda parte che non è mai venuta fuori doveva essere, secondo te, sei pronta a sperimentare Stefano? Che detta così, sembra people to do today. Col marrone io fino a lui, io ti giuro che quando sono andata a farla, dicevo, ma secondo me non è necessario, cioè sembra ancora seamless. Si vede, ah, si vede di brutto. Io comprerei una tinta da fare in casa. No. Perché io, no? Io non, ma perché no? Io non ho... È contro la mia religione. Io non ti posso aiutare. Domani andiamo a Covent Garden. Dove sì. Covent Garden? Sì.
dobbiamo entrare in ogni hairdresser di Covent Garden finché non troviamo Stefano. Devo fare indigestione di bath bombs perché finalmente abbiamo una vasca da bagno e non abbiamo prodotti Lush. Cioè, può anche provare. Almeno hai staccato le calze di Natale, questo lo sì, quello mi sembra. Peraltro voglio che ci scriviamo sopra Fred e Ginger. Vai in culo. Tu quale vuoi? Non so, io mi vedo più traditional. Più guarda, meno, meno male che io volevo questo. Guarda, allora vedi che... Una la mollica e l'altra la grossa. Anche te lo devi fare. Hemingway. Bellissimo. Ma un po' te doveva finire le cose a volte. Era un video troppo serio, dovevamo sparare un po' le stronzate. Vabbè, come intenzione di... Come si genera l'entusiasmo? Blue beam. No, prismatic, perché blue beam non la tirerei dentro questa cosa. Come si genera l'entusiasmo? Considerando che non tutti possono vogliono diventare a Parigi. Secondo me. Allora, io ci tengo a sottolineare che il mio entusiasmo è autonomo dal conte. So che con il conte viene un po' ignited, dove un po', ecco, vabbè. Senti, io sono più felice da quando so che lui esiste, ok? No, invece quando viviamo qua e chiuderemo qui! Vamo là, ma che combo! L'utile è il dilettevole. Buono, adesso dobbiamo troppo più dammi le braccia così. Ci sei? Ci sei? E adesso ci tiriamo su. No. Tipo le follie dell'imperatore. E infatti dovevi dirmi la sua vantar. È questo che aspettavo io col ci sei. Fail. Stavo pensando al conto. Guardate che cosa figa che abbiamo ricevuto oggi. Cosa abbiamo ricevuto oggi? Dunque, abbiamo provato a fare questa la prima volta e si vedeva l'indirizzo, quindi magari no. E senza che mi mordi. Aspetta. Ma sei un genio del male. Quindi censurato opportunamente, tienilo di qua. Tanto si vede. La... È il primo promo che Genie Teacups riceve ufficialmente. Per lavoro. Va che grafia, scusate. Ma che roba. Scusami se siamo un po' fighe. Questa R penso che la copierò. E chi se ne frega, scusa. Ma io lo sai che tu... Kiwi di me. Ma ti prego, tu hai visto il sacco? Ma sono di Wallace and Gromit? Sì. Che carino. Franco Bollo di Wallace and Gromit, che faremo vedere al contrario. Da qua. Ecco, adesso con la fantasia lo giri, ecco. E non vuoi. Non mi vuoi, smoke free, credimi, non mi vuoi. A chi starò pensando? A chi penserò? Ah, vabbè, ho visto qua il posaccino nuovo di Paris. È una città europea intera. Però come abbiamo aggiunto di città stasera, saremo pure 7 milioni di persone qua a Londra, forse è una città, grazie al cielo. È sempre una città, siamo sempre tutti qua. Quasi. Meno male. Come il conte ne faccia meno, è una cosa che proprio baffos me. Ma è un po' la volpe l'uva, ma non sento che non mi vuoi, sono io che me ne vado. Dai, povera bestia, povera bestia. Non puoi infierirgli con questa cosa. Io se lo facessero a me farei così. Ma non sento che me ne vuoi, sono io che me ne vado. Non penso ci sia un precedente di qualcuno bannato dal posto di Londra. No, però c'è un precedente di qualcuno bannato da un aeroporto. Poi non è che vedo, c'è cioè, un non luogo l'aeroporto, poi non ci devo dire. Come qualcuno che viene bannato dalle compagnie aeree. Però credete, cioè, c'è più scena che cioè, altro. Suona figo, ma non lo è. Beh, cioè, non siamo neanche nel club dei 10.000. Te lo spiego dopo. Ti faccio un disegnino. Molto così, grazie. Sembra così ovvio. No? No, ma sarò io. Quindi non succede solo nei film. No. Che cosa stai dicendo? Ma sei pazza? Tu non ti volti perché sai come ti sto guardando. Mi fermi qui un po'. Allora. Che cazzo? Mamma mia. Ma Bar? L'elefante. Devo trovarti la canzone degli elefanti del libro della giungla. C'è in una puntata di Fringe.
Guarda che tempo addietro, quando mi fu consigliato The Big Bang Theory, allo stesso tempo qualcuno mi disse, sì, ma qualcuno mi disse, guarda Fringe perché tu amerai Peter Bishop. Sì, un po' lo ha. Ma secondo te si possono indossare queste calze? Facciamoci quelle corse del sacco. Metti anche l'altro. Dov'è? No, mettilo nello stesso. Ah, che bella immagine. No, non viene super i polpacci. Però è comunque corsa col sacco. Vabbè, stiamo delirando. Hummus. Chiedimi un po' qual è il mio cibo preferito. Hummus. Ma tu alla fine non hai ancora risposto. Comunque la domanda è lì. Ma perché non so cosa dire. Di ciao. No, nel senso che magari smetto. Ciao. No. Ciao. Così finiamo quello che dobbiamo fare e poi guardiamo. Ciao. Ciao.